Sarafino, alzati! Non si dorme nel divano! Sì, è da maleducati! No, non va bene! E poi, dove hai messo i calzini? Con i piedi scalzi! Avanti! Metti a posto quel plaid! È in ordine! No, non si butta là! Si mette in ordine, certo, non va bene così. Il cappello. Sì, il cappello, lo devi togliere, è da maleducare. No, non va bene. No. Togli il cappello e mettilo a posto. Ma cosa stai facendo? Non si mette sul peluche del lava, no. Lo devi mettere a posto. Via. Anche il peluche devi togliere! No, non va bene, sul tavolino è da maleducati! No, toglielo! Avanti! Non mettere il dito nella narice! È da maleducati! No, non va bene! Pulisci quel dito! Ma cosa stai facendo? Così non va bene! Si usa il fazzoletto! Certo! Non si lancia il fazzoletto nel cestino! No! Si mette nel cesto dei panni, chiaro? No, non va bene così! È da maleducati! Ma cosa stai facendo? Non si mettono i piedi sul tavolino! No, non va bene! È da maleducati! Rimettiti le ciabatte e i calzini dove sono! Sei una vergogna! Ma cosa stai facendo con tutti questi telecomandi? Non va bene! È da maleducati! Ne basta uno! Sì, uno solo! È sufficiente! Va bene, quello e basta! Gli altri toglili dal tavolino! Sei una vergogna! Sì! Certo, così ora va bene! Solo un telecomando e un programma alla volta! Chiaro? Ma cosa stai facendo? Sono troppe quelle patatine! No, non va bene! Rimetti a posto le patatine nel sacco e ne metti poche sul piattino. Sì, su quel piattino là, poche! Esatto! Sì! Basta! Sono sufficienti per te! Stop! Così va bene! Troppe patatine fanno male! Via quel sacco! Poi si gusta la patatina alla volta, esatto, e delicatamente, così va bene. Non si beve la bibita con la bocca, chiaro? No, non va bene, si usa un bicchiere. Prendi un bicchiere, sì, questo qua va bene, certo, e versa la bibita nel bicchiere. Stop! È troppa! Sì, ne basta poco perché si gusta, certo! Piano si beve la bibita, capito? Delicatamente, perché si gusta! Spero che ora hai capito tutto come si sta in salotto, chiaro? Mi raccomando! Bene, penso che hai capito e ci rivediamo alla prossima lezione di Galateo, mi raccomando!